Come si chiama lei, signorina? Bartaletti Concetta. Lei vuole essere presa a telecamera o no? No, preferisco dire. Niente telecamera, per cortesia. Dove è nata? A Montespertoli. Dove siede? A Gambassi. Il 10-8-56. A Gambassi, via Belvedere, 26B. Lega la somma per cortesia. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Signora, lei si ricorda il delitto di Baccaiano? Sì. Si è avuto l'82, passato, la notte fra il 18 e 19 sì, giugno. Sì, è passato molto tempo, sì. 19-20 giugno 82. Sì, mi pare di giugno, ora il giorno preciso. Non ecco, ricordo. Lei ebbe occasione di passare sul posto o no? Sì, sì. Infatti ci fermammo anche. Ecco, racconti un pochettino come andò la vicenda. Senta, che ora era, cosa trovaste? Verso l'11, penso, però non ricordo. Allora dissi, tuttora è passato molto. Lei sta sentita intanto dal pubblico ministero. Sì, la dottoressa Dalla Monica. Ecco, ferma quelle dichiarazioni che disse sì, a suo tempo. Sì, perché lo dissi la sera, il giorno dopo, allora giorno ricordavo dopo. Molto bene. Ora vediamo cosa si ricorda oggi. Mi ricordo di questa auto che sembrava fosse un incidente perché aveva delle ruote posteriori nel fosso. Nel fosso, sì. Sì, che tornammo indietro per dare un aiuto. Mentre tornavamo indietro si fermò un'altra macchina di miei conoscenti. Niente, si vide. Lei con chi era? Ero con mio marito, ora, allora fidanzato, ora marito. Come si chiamava? Marini Graziano, cioè Marini stamattina, Graziano. Sì. Niente, mi ricordo che non è scesi neppure perché quando si accorsero questi ragazzi che c'era questi fuori ci impaurimmo, andammo a chiamare, mi pare, l'ambulanza a Baccaiano. Poi si tornò tutti insieme. E chi vuole sapere, lei ha avuto modo di vedere al posto di guida di quella macchina fino al fossato chi c'era? No, perché si vedeva, in pratica passando, si vedeva la maglietta della ragazza perché era bianca, mi sembra, però... Niente, al posto di guida non si vedeva, ecco, passando con la macchina, perché io non scesi. Lei diceva, abbiamo quindi notato, glielo contesto, abbiamo notato, io leggo dal verbale. Come? Lei diceva, sì, quando sì. Fu interrogata il 21 giugno 82, eccetera, dalla condotta della moglie in procura. Diceva, sì, sì. Abbiamo quindi notato, lui stesso sul sedile di guida, no. Si trovava in posizione obliqua il giovane Mainardi Paolo. No, io mi ricordo della maglietta della ragazza, perché non ero scesa me lo ricordo benissimo. Dice tra 23:40 e 23:50 l'ora in cui siete passati. Sì, ecco, presto, l'11. Poi dice, mancavano all'incirca 5 minuti e mezzanotte. Era abbastanza presto, però... Allora dichiarò che aveva visto questo giovane alla guida, cioè il giovane è quello poi che... No, perché non è scesi, perché sicché sono convinta di non aver visto lui, di aver notato... Allora, questa dichiara lei. Comunque, però, dica così oggi, va bene. Va bene. Allora, lei ricorda bene oggi o ricorda meglio allora? Penso di ricordare bene allora, però... Mi sembra di non l'aver visto questo ragazzo, perché sono sicura di non essere uscita di macchina. L'ha dichiarato lei, io non c'ero, va bene? Sì, sì. Io non ho altre domande, le siamo proseguire in forma ordinaria. Pubblistero, a lei. Sì, lei fu sentita dal magistrato degli inquirenti anche la sera sul posto e poi... Sì, vidi la dottoressa Dalla Monica la sul sera posto. Stessa, cioè ecco, dopo la dottoressa... le 4, la sera... Ecco. La dottoressa Della Monica in un verbale sostiene che i giovani presenti, sì. Che poi ha sentito l'indomani, o meglio il 21 in procura, sì. Gli dissero che avevano visto il ragazzo sul sedile di guida. E lei in questo verbale così dice. Io le chiedo, come mai oggi c'è un motivo per cui, gliel'ha già chiesto il Presidente, ma glielo chiedo anch'io, come può essere che oggi lei... ricorda le cose in modo diverso, c'è qualche motivo suo? No. Perché dice, abbiamo quindi notato di stesso sul sedile di guida, e così dice all'epoca il Marini Graziano, che se non ho capito era suo sì, fidanzato, suo sì. Marito, capisce? Ci lascia un po' perplesso, ecco, almeno lascia perplesso sì, me. Va bene. Ognuno però valuta lui... a modo suo.
però il presidente sì, gliela ha già contestato. Ma la domanda qual è? Perché che il pubblico ministero sia perplesso, lo capisco. Posso? Posso? Sarei perplesso anch'io, ma faccio posso? La domanda, capito? Perché insomma, sì, posso? Sono perplesso, siamo perplessi posso? Tutti, però ci dia la domanda qual è? Per questo, se chiarire la differenza tra la prima, ecco, la prima di io chiedo, e siccome avevo sentito evidente. Che la signora ha detto, lo dissi anche la sera sul posto, dico, sul posto la dottoressa Della Monica dà atto che voi i giovani, non d'altro, sì. Gli avete detto così, lei nel verbale dice questo, le chiedo, come mai oggi a distanza di, dunque sono come minimo 15 anni, sì. Lei... c'è un motivo per cui no, lei oggi la pensa in modo diverso? Il presidente le ha già chiesto, ricordava meglio allora come o ricorda meglio oggi? Io sono convinta di ricordare meglio allora, però che ricordava meglio allora. Sì, uh-huh. Però credo di non l'aver detto che io avevo visto il ragazzo. Però se vogliamo lo dico... le dispiace, le faccio del verbale la sì, sì. Ma sì. C'è scritto che l'ho visto io? Verbale, controlli un attimo, no, della firma. Sì, sì, la mia firma. Va bene, dissi la verità, sicché... Disse la verità? Sì, allora. Sì, certo. Non lo ricordavo il particolare del... Sì, sì. Sì. Certo. Altri parti? Avvocato Filastò? Cercherò, signora, di richiamare alla memoria alcune circostanze, proprio per controllare la fonte dei suoi avvistamenti, il momento in cui lei ha visto queste cose. Voi dove vi trovavate prima di arrivare sul posto? Per la strada. Sì, ma sì. Dico, non eravate lì, eravate... No, eravamo, tornavamo da Empoli. Tornavate da Empoli, sì. Quindi la vostra direzione era... Da Baccaiano verso... Io abitavo a Poppiano, sì. Sa dov'è? No. È la via che va su subito dopo il pezzetto che successe. Sì. Che andando su andavamo pianino. Sì. Quando arrivavamo all'altezza si vide questa macchina con queste ruote di dietro. Avevate sentito qualcosa prima? Sì, ci sembrava di sì. Cioè? Dei rumori. Come degli spari, signora? No, più che altro dei colpi. Dei botti? Sì, sì, sì. Perché era estate e avevamo finestrini aperti, ecco. Sì. Quindi, rispetto al momento in cui voi sentiste questi botti, arrivaste sul posto a che... Con che tempo? Voglio dire, voi sentite i botti, ma subito, siete in movimento quando sentite i botti o siete sì, fermi? Sì, eravamo in movimento subito dopo il bivio che sì. Da Baccaiano va verso Poppiano, Fornacetti, sì. La presente la strada, no? Ma insomma, non tanto, ecco, ma insomma. Io ci sono nata, sicché va bene. Così, neanche si sentì questi rumori. Sì. Passavamo per la strada, non tanto velocemente, nemmeno, insomma, abbastanza diritta, perché... Quando arrivavamo all'altezza si vide questa macchina. Ecco, ma io volevo chiederle questo. Rispetto al momento in cui sentiste i rumori, al momento in cui voi arrivaste dove era la macchina caduta nel fossetto, quanto tempo passò? Pochino. Pochi minuti? Penso di sì. Penso di sì, perché si andava pianissimo. E la strada è corta. Andando nella direzione della macchina, incrociaste qualche altra automobile? Mi sembra. Però non lo so, ora lì per lì come ho detto, anzi dissi tutto, me lo ricordavo bene, ma ora io non ho rivisto nessuno, sicché in 15 anni ne posso aver parlato, però così. E quindi quando arrivaste alla macchina? No, noi arrivammo al bivio, che dovevo andare a casa io, sì. Ci si ripensò a questa macchina e si tornò indietro. E tornaste indietro? Sì. Ah, ecco. Noi... Quindi quando voi arrivaste alla macchina... Si proseguì. Sì, proseguiste. Sì, poi dopo, ma si disse, ah. È successo qualcosa a questa macchina, perché si vedeva che pareva ci fosse qualcuno dentro, ecco. Sì. Si arrivò al bivio dove doveva andare a casa, si tornò indietro, invece di salire su per Poppiano, si tornò indietro. E si trovò
Quando si arrivò si trovò anche questi altri ragazzi che ci conoscevano, ci fermammo tutti. Che erano già arrivati questi altri ragazzi. Insieme si arrivò, conobbero con me. Insieme, arrivaste tutti insieme? Sì, tutti insieme. Questi altri ragazzi chi erano? I signori Pugiarelli e Calamandrei? Sì, sì, sì. Ecco, la macchina con le ruote nel fossetto aveva i fari accesi o spenti? A me mi sembra spenti, perché sennò penso non si potesse vedere, ecco. Sono quasi sicura spenti. Spenti. E la zona era buia? Sì, perché non ci sono lampioni. Sì. E lei ha detto che non scese di macchina? È sicura di questo? No, perché se ho detto che lo vidi mi sono sbagliata stamattina, perché se lo dissi allora probabilmente scesi e poi rimontai, perché si vide questi fori nel vetro, un foro mi sembra. Ma qualcuno di voi aprì lo sportello di questa macchina? No, perché penso finché non arrivò l'ambulanza non si toccò. Non toccaste niente? Mi pare di no. Noi quando si vide il foro nel vetro ci si impaurì tutti. Ah, vedete il foro nel vetro? Sì. Quindi la macchina che lei si ricordi aveva gli sportelli chiusi o aperti? Chiusi. Chiusi? Sì, non erano spalancati come può succedere, per dire, si lascia spalancato, no, no. E ripeto, che lei aprì qualche sportello della macchina? No, io non tocca niente. Si rammenta se qualcuno dei suoi amici aprì lo sportello? No. Come gli ho detto, ci si impaurì con questo foro e si scappò, in pratica. Perché noi si andò a chiamare l'ambulanza e gli altri ragazzi a chiamare i carabinieri. I carabinieri? Sì. Telefonaste tutti allo stesso posto? O... No, i carabinieri furono chiamati dai ragazzi direttamente a Montespertoli. A Montespertoli? Sì, e noi invece andò al bar di Baccaiano a telefonare all'ambulanza. Benissimo. Quindi quando lei dice che guardò l'orologio e vide che mancavano 5 minuti a mezzanotte, erano passate tutte queste cose, via, erano successe, sì, queste cose, che eravate tornate indietro, avevate visto... Sì, sì. Quindi quando lei inizialmente colloca il primo avvistamento alle 23:40 ci dovevamo essere. Sì, un po' di tempo, sì. Si aspettò anche in Baccaiano perché si aveva un po' paura, sicché vennero anche altre persone giù con noi, altre macchine, subito non si ritornò, ecco. Ho capito. E lei ricorda che la ragazza aveva una maglia chiara? Sì, perché mi sembra, ecco, proprio di aver notato questa macchia chiara passando la prima volta. Scusi, signora, sto leggendo il suo attimo. Sì, a suo tempo. Quando lei dice mentre noi stavamo rallentando, lei ha fatto questa dichiarazione, mentre a proposito delle macchine incrociaste, sì. Mentre noi stavamo rallentando per vedere se la macchina avesse un guasto, ci superarono due autovetture. Diverse, sì. Ma cioè, erano macchine che provenivano nella stessa direzione vostra? Penso di dalla sì. Vostra sì, stessa sì, direzione? Sì, perché ecco, è una strada molto transitata e non era un'ora tarda. Ecco, quindi queste due autovetture che vi superarono? Sì. E erano dietro di voi, stavano sì. Facendo la vostra stessa strada, sì, e siccome sì. Voi rallentaste vi superarono, sì, è così? Sì, sì. Però lei dice anche che dalla direzione contraria le sembra che sia transitata una sola auto, è così? Penso di sì. E che le pareva, lei disse, che si trattasse dell'auto di Adriano e Stefano. Questi Adriano no, e Stefano no, questi sono? Ragazzi si incontrarono dopo quando ci si fermò. Okay, ma lei dice, se poi li incontrai la anche direzione contraria si è transitata una sola auto, ma potrebbe trattarsi di quella di Adriano e Stefano. Beh, insomma, mi posso essere sbagliata, però è questa. Ecco. Lei ha notato macchine ferme nei pressi, a parte questa qui nella no perché no avete sentito avvicinandosi rumori di motori imballati che partivano a velocità particolarmente rapida? No. Non ricordo, non mi sembra. Io non ho altre domande. Presidente, una sola per chiarire ancora meglio, perché risulta al verbale, penso la signora ora abbia ricordato, ma forse il verbale è ancora più chiaro.
Lei, signora, si ricorda ora di essere scesa dalla macchina e di essersi avvicinata alla 127 o questo ricordo è ancora nebuloso? Le faccio presente e glielo contesto, sì, che lei dice ci siamo avvicinati tutti alla 127 dal lato passeggero. Poi racconta, abbiamo quindi notato di stesso sul sedile di guida che si trovava in posizione obliqua il giovane Mainardi. E poi dice, ci siamo accorti che respirava e quindi io e il mio fidanzato siamo rientrati in macchina e siamo andati a Baccaiano a telefonare. Se l'ho detto, la vedete, ecco. Bene, non ho altre domande, grazie. Chiedo ovviamente l'utilizzazione del verbale. Può andare, signora, grazie. Sì, grazie.